Isole Covid free, ripartenza turistica. Ieri c'è stato un importante incontro con il governo. Sindaco Giacomo Pascale, chi eravate e soprattutto di cosa si è discusso e cosa si è deciso? C'è stata una videocall molto interessante, sono intervenute cinque ministri del governo e più precisamente il ministro Cingolani, il ministro Speranza, il ministro Carfagna, il ministro Garavaglia al turismo e il ministro Gelmini agli affari regionali. In più erano presenti il capo dipartimento della protezione civile, dottor Curcio, ed era presente il generale Figliuolo, che è il commissario per l'emergenza Covid. Ed erano presenti tutti i sindaci delle isole minori, rappresentati anche dal presidente dell'associazione nazionale, che è il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, il quale ha illustrato sinteticamente quelle che sono le problematiche legate alle isole minori. Abbiamo approfittato, tra virgolette, della disponibilità e della sensibilità istituzionale del ministro Gelmini per poter rappresentare i disagi delle isole minori. Abbiamo accolto con favore l'apertura del generale Figliuolo per la vaccinazione di massa, attesa non tanto e solo la ripartenza turistica, ma soprattutto quella che è la criticità delle isole minori per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Quindi, fermo restando il piano generale, è chiaro che questa apertura ci fa piacere perché si potrà procedere alla vaccinazione di massa, che poi, tra l'altro, noi sappiamo essere l'unico aspetto che può coniugare sia tenere insieme sia l'aspetto sanitario stesso che l'aspetto economico per augurare e auspicare una ripartenza sulla falsariga di quanto già sta accadendo in altre località d'Europa. Penso per esempio alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, che stanno concentrando i maggiori sforzi e la vaccinazione di massa verso le isole proprio per attrarre turisti. E infatti dai dati in nostro possesso pare aver appreso che le prenotazioni in quelle aree tirano.